In attesa del 20 ottobre ripercorriamo l'esperienza umano e spirituale della nostra amata fondatrice, la venerabile Maria Lorenza Longo. L'ultima grande avventura della Madre Lorenza comincia appunto dopo la morte. Questa donna, ci troviamo nel luogo dove sono conservate le sue spoglie mortali qui nella nostra chiesa. Questa donna muore e le sorelle ne conservano il corpo. Tuttavia la sua migliore amica Maria Ierba, che con lei aveva fondato l'ospedale, con lei aveva vissuto tanti anni per la cura e l'assistenza dei malati e non si erano lasciati nemmeno dopo l'entrata in monastero, esprime il desiderio di essere sepolta con lei. E così avviene. Quando aprono la cassa di Maria Lorenza per poterle metterle in una cassa ancora più grande, insieme, Maria Lorenza, e questo è raccontato da tutte le fonti, sia cappuccine che teatine, alza il braccio per abbracciare la sua amica. I biografi dicono che come erano state unite in vita, così lo sarebbero state dopo la morte, per l'eternità. Ma dopo circa un anno, quando trovarono una sistemazione più degna, soprattutto per la madre Lorenza, le sorelle videro che il corpo si era corrotto per la vicinanza del corpo di Maria di Ayerba. E quindi, con un atto di coraggio enorme, staccarono la testa dal resto del corpo e la conservarono tra le reliquie del loro coro, dove è rimasta fino a quando non fu decisa di aprire la causa di beatificazione. Ecco, qui vediamo la cassetta che è stata posta dove i fedeli potevano mettere le offerte per portare avanti la causa. E nel 1881, dopo 300 anni circa dalla morte della madre Lorenza, finalmente un gruppo di medici dell'ospedale Incurabili, appartenenti alla confraternita di Santa Maria Succurre Miseris, da lei fondata nel 1522, proprio all'interno dell'ospedale, decidono di fare una richiesta al cardinale di Napoli, sostenuti da vescovi, sacerdoti, da altri religiosi della città, per aprire questo processo di beatificazione. Questo processo dura ancora adesso e speriamo appunto in questi giorni di vederne la degna conclusione. Questo processo inizia a Napoli, conoscenza della fama, di santità e delle virtù, si conclude dopo qualche anno e viene portato a Roma. All'epoca le cause duravano molto più a lungo, essendo una causa storica si dovettero produrre molti documenti storici. La fase apostolica inizia a Roma nel 1892, quando viene introdotta la causa in maniera ufficiale. Inspiegabilmente nel 1911 la causa viene consegnata alla sezione storica dell'allora Congregazione dei Riti, dopo aver avuto addirittura la stampa della posizione ante preparatoria delle virtù, che doveva essere solo stampata, e lì rimane fino a che nel 2005 la nostra sororità decide di far riemergere da questo oblio la causa della fondatrice, e quindi viene riaperta qui a Napoli, ricomincia un lavoro di ricerca di fonti, ricomincia la preparazione di altri volumi di testimonianze, di raccolta di fonti, e nel 2005 la riapertura viene conclusa e viene portato il materiale a Roma.
Passano ancora altri anni fino a che nel 2015 viene stampata la posizione sulle virtù e lì inizia un cammino un po' più veloce, grazie veramente alla provvidenza di uomini che il Signore mette sulla nostra strada, e passa attraverso il vaglio delle commissioni storiche e teologiche, grazie a un'improvvisa scoperta di una studiosa qualche anno prima. Si è individuato un miracolo che viene reputato possibile da far esaminare alla consulta medica della congregazione, si apre un nuovo processo, vengono prodotte altra documentazione, fino a che nel 2017 viene approvata la posizione sulle virtù, nel 2019 viene riconosciuto il miracolo, che però passa poi attraverso la consulta storica e la consulta teologica, e adesso siamo in attesa che tutto questo lavoro venga presentato nella sessione ordinaria dei cardinali il 20 ottobre e possa essere prodotto il famoso decreto della beatificazione che il Papa Francesco finalmente firmerà.